Nel 1100 la città di Vladimir era la capitale dello Stato russo, la cattedrale dell'Assunzione, la cattedrale principale della Russia antica. Suzdal è l'unica città che ha conservato quasi 100 antichi monumenti architettonici. Per tanti decenni dopo la rivoluzione, questi monumenti erano in condizioni terribili. Dagli anni 60 è cominciato il restauro su larga scala. Ricostruivano le forme alterate dalle riedificazioni recenti, costruivano le comunicazioni. Fu ricostruita la sala di parata nel palazzo del Metropolita del 1700, la Sala della Croce. Qui sempre ci sono tanti turisti. Si può sentire la musica religiosa antica russa. Hanno fatto tanto per il conforto. Dal 1967 si aumenta nettamente il torrente dei turisti. Già nel 1972 abbiamo incontrato il 1000° turista. Nel 1983, per lo sviluppo del turismo, UNESCO ha premiato la città di Suzdal della Mela d'Oro. È venuto a far visita il capo del governo russo, Viktor Chernomyrdin. Lo ascolta tante richieste, che poi dopo sono state soddisfatte. Ogni anno si aprono nuovi musei e ogni volta questa è una festa e noi abbiamo tante visite rinomate. La città di Guskrustalny è il centro della produzione di cristallo, Murano russo. Nella ex cattedrale di San Giorgio hanno fatto il restauro enorme e hanno organizzato il straordinario museo di cristallo, che adesso gode immensa popolarità tra i turisti. La celebrazione del millenario della conversione della Russia al cristianesimo. Il patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Alessio II, nei musei di Suzdal. Il museo ha buoni rapporti con la Chiesa ortodossa russa. Ha trasferito una parte degli oggetti esposti nelle chiese riaperte per il culto. Abbiamo aperto il museo La storia dei monasteri di Suzdal. Le affreschi restaurate del 1600 nella cattedrale di Suzdal. Nella parte centrale di Vladimir esiste un palazzo del 1700, costruito per gli ufficiali. Fino agli ultimi anni, qui si trovavano 35 organizzazioni diverse e lavoravano più di 1500 ufficiali. Dopo che tutte le organizzazioni furono trasferite in altri edifici più moderni, il museo per 6 anni trasformava i studi dei burocrati, dove adesso ci sono eccellenti musei e mostre. Il capo della regione di Vladimir all'inaugurazione del nuovo centro museale. Nella sala di parata sono realizzate iniziative solenni, concerti, feste di ballo, come nel XIX secolo. Il museo che racconta la storia della vita dei nobili, delle ville padronali della regione di Vladimir, gli oggetti dell'epoca che hanno origine dalle ville dei nobili. Le anditi, lunghi, monotoni, bui, dovevano essere trasformati nell'interessante museo per i bambini. La via della città ricostruita come era nel XIX secolo. Il museo di Bilina, epopea popolare russa, poema epico. La trattoria, dove i bambini possono mangiare qualcosa e dove sono realizzate le feste folcloristiche. Due volte ha visitato il nostro museo Vladimir Putin. Il museo è piaciuto molto al presidente. Putin mi ha conferito il premio del presidente per buon profitto nel lavoro del museo. Tante celebrità hanno visitato il museo. Presidente Yeltsin, Yuri Gagarin, Alessandro Solzhenitsyn. Nel museo dell'architettura in legno sono realizzate tante feste divertenti che godono vasta popolarità tra i turisti. Poco tempo fa abbiamo ricostruito completamente il museo storico. Riparazione integrale dell'edificio, ricostruzione delle affreschi sulla volta, rovinate nel XX secolo. L'inaugurazione del nuovo museo. L'ultimo museo che abbiamo organizzato noi è aperto il 18 maggio l'anno corrente, ha un nome molto straordinario, l'intrecciamento di sorti. Tanina Guerra ha aperto il museo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la battaglia di Stalingrado, nella prigione sul territorio del monastero del Salvatore a Suzdal si trovavano centinaia di prigionieri italiani, di cui 647 erano morti dal freddo e malattie e sono sepolti a Suzdal.
Sul posto della sepoltura, nel 1993, è stato eretto il monumento inaugurato dal presidente Francesco Cossiga. Un abitante di Suzdal ha regalato al presidente un piccolo souvenir, i stivali di feltro. Vicino alle mura dello stesso monastero, il regista russo Andrei Tarkovsky riprendeva il suo famoso film «Andrea Rublev». Quando lui non poteva vivere più nell'Unione Sovietica, per la sua ideologia, lui ha trovato la seconda patria in Italia, dove poi dopo ha ripreso il notabile film «La nostalgia» sul copione di Tonino Guerra. Il maestro Guerra ha preso una grande parte alla sorte di Tarkovsky e anche è diventato il suo amico fedele. In memoria dei prigionieri italiani e geniale regista Tarkovsky, Tonino Guerra ha regalato nel museo la collezione straordinaria dei suoi lavori. Questo è un vero intrecciamento di sorti. Più di 15.000 turisti italiani hanno visitato il nostro museo l'anno scorso. Questa è la ultra breve storia del grande museo, in cui adesso ci sono 56 monumenti architettonici e 35 musei e mostre.